altri 5 di questi giorni, raga. Ciao, oggi compio 40 anni e li ho avuti per gli ultimi 14 anni e ti spiego perché. C'è quella scena in Harry ti presento Sally in cui la protagonista, che è Meg Ryan, inizia a piangere e fa: ho quasi 40 anni! E lui gli dice: ma no, ce n'è 32, 34. Lei dice: beh, ce n'ho quasi 40. E io quella sensazione la sento dentro da quando avevo tipo 25 anni. Questo senso che è un attimo, sono più vicina ai 40 che ai 20. E mentre pensavo a questa cosa nei miei 30 anni, bam, sono arrivati anche i 40 e sono arrivati per davvero. Oggi compio 40 anni. Ciao, sono Serena di Faccio Come Mi Pare. A un certo punto nella vita mi sono accorta che non stavo più crescendo in altezza, come intelligenza, stavo invecchiando. E la differenza, ti assicuro, che ai miei occhi è assolutamente lampante. Mi sono accorta che stavo invecchiando non proprio dai capelli bianchi, perché quelli sono arrivati a 18 anni, ragazzi miei, è genetica. Poi, quasi 8 anni fa, è arrivata la ruga qua in mezzo, e quella io non me ne frega niente, la imputo al grigiore di Aberdeen, perché mi ricordo lì al computer a fare i compiti per l'università col grigio della casa, il grigio all'esterno, non c'era luce, lì a fa clic clic sulla tastiera, e mi ricordo la mia espressione contratta qui per il pensare, per la preoccupazione, per la scarsità di luce, l'ho detto, e lì la ruga mi è venuta. Ancora una volta non stavo crescendo, stavo invecchiando. Poi lo so, adesso la ruga si vede poco e niente, però fidate, prima ci stava, se vuoi sapere come mai non c'è più, c'è un video sul canale. E poi la più stronza di tutti, è arrivata la pieghetta sulla pelle. È una roba che ti fa questo effetto mille foglie. E sta mille foglie te compare là dove prima non c'è stava niente. Lì prima c'è stava un lisciume, no? Una pelle compatta, una sodezza, capito? Una roba che appunto piano piano va via. E non voglio farmi body shaming, raga, ma la situazione era diversa prima. E non mi piace come cosa, se non si fosse capito. E poi sono arrivati loro, mamma mia quanto li odio. Poi ho scoperto che hanno pure un nome e li odio ancora di più, che sono, avanse vedono, sono queste righe sul collo, dovute probabilmente anche al fatto che sono sempre al computer, e questi solchi nella pelle si chiamano collana di Venere, per far sembrare fancy, una cosa che a me piace poco. Diciamo che non andrei mai da Tiffany o da qualsiasi altro gioielliera di: me dai un'altra collana di Venere? No, già queste per me enough, abbastanza. Io francamente per questa roba qui non scomoderei il nome di una dea, mettiamola così. Ora, di queste 4 decadi, a me ha fatto molta paura la velocità con cui queste sono passate. Cari bambini adulti da casa, diciamolo, è andato tutto troppo velocemente. Ovviamente mi fa meno paura se guardo a tutte le cose che ho fatto, perché da quando sono fuori mi sembra di aver vissuto un sacco di vite. Ho vissuto in tantissime case diverse, ho fatto un sacco di esperienze, ho cambiato vita in tanti modi. Sotto sotto, quando vai a stringere, è successo tutto molto velocemente. E qualcuno mi ha detto che le prossime 4 di decadi saranno ancora più veloci. Ecco, a quel punto io veramente esco e me ne vado, Maria. Grazie, ciaone. Per me finisce qui. Non ce la faccio proprio a sopportare tutto questo. Io proprio non me lo spiego, ragazzi, non me lo spiego. Perché io l'altro giorno stavo festeggiando gli 11 anni, capite come? E oggi ne ho 40. Non mi suona proprio questo discorso. A 11 anni mi hanno immortalato in telecamera. Stavo tipo ballando, tipo super pittimida. Oggi sono in telecamera, mi ci sono messa io e mi sto preparando per andare alla mia festa dei 40 anni, che sarà qui a Edimburgo, e sarà con gli uomini in kilt e le donne vestite come gli pare. Anche gli uomini in realtà verranno vestiti come gli pare, ma tanti hanno accettato di indossare il kilt, marito compreso, ma lui è obbligato. Però insomma, ragazzi, io solo qualche giorno fa avevo 23 anni e stavo in gelateria a festeggiare con mio marito davanti a un'ottima coppa di gelato, e oggi ne ho 40. A me questo discorso proprio non mi suona. A 30 anni stavo sul motorino andando verso il mare, abbiamo affittato il lettino e poi siamo andati a festeggiare nel posto dove ci eravamo sposati. I 35, sono onesta, manco me li ricordo, forse quindi non li ho fatti veramente, probabilmente ero troppo presa dalla vita che avevo, che era studia e lavora, studia e lavora, studia e lavora. Mi ricordo invece l'anno scorso avevo un vestito verde bellissimo, ragazzi, e poi avevo ancora i capelli ciliegia, quindi top, e mi hanno messo davanti una candelina troppo carina a forma di punto interrogativo, perché già io 39 mi pareva too much e loro lo sapevano, e mi sono venuti incontro. Quindi davanti a tutto questo tempo che io vedo andare velocissimo, scorrere eccetera, mi sono interrogata su cosa potessi fare io, e sono arrivata alla conclusione
conclusione che io, come tutti noi, non posso fare un cazzo di niente per fermare il tempo. Zero, ragazzi, zero. Però questa volta farò qualcosa di diverso. Questa volta proverò a non dire a me stessa, perché già mi è balenato il pensiero, di avere quasi 50 anni. Perché diamine, voglio vivere il presente un giorno alla volta. Non voglio andare incontro all'invecchiamento, però voglio anche essere in grado di potermi godere la strada mentre i giorni passano, senza scomodare prima del tempo questo pensiero che ho quasi 50 anni. Ecco, no, questa volta non lo farò, giuro. E poi lo sapete una cosa, io da piccola ai grandi me li immaginavo completi, risolti, giusti, saggi, ok? E crescendo invece sono proprio grandi quelli che ovviamente mi hanno deluso di più, no? Quelli che si sono rivelati peggio, peggio dei bambini, ma questo è abbastanza ovvio, mi rendo conto. Però io mi ricordo la mia prozia che stava in casa di riposo e lei litigava con le amichette e diceva: litigano con me perché sono invidiose. E io che avevo 16 anni pensavo esattamente all'epoca lo stesso dell'amica mia che mi aveva smesso di parlare e dicevo: ma perché non mi parla più? È invidiosa, me sa. Quindi capisci che la differenza tra la me stessa di 16 anni e la mia prozia che ce l'avrà avuto in 90 non era proprio gigantesca, ok? Mentalmente parlando, intendo. Infatti ho condiviso con voi in passato alcuni dei diari di quando ero ragazzina, no? E ne abbiamo riso insieme, cioè io ho riso e vi ho fatto vedere come mi trovassi ridicola. Però in alcune parole che dicevo io mi riconoscevo, perché ci sono dei dettagli della mia personalità dentro alle cose che ho scritto da allora, no? Ed è normale, perché oggi sono diventata grande, è vero, più grande oggi a 40 anni, però sotto dentro rimango sempre la stessa, con più esperienze, con più prospettiva quando si parla di vita, di episodi che riguardano la vita stessa, di bianco e nero, con le idee più chiare su cosa voglio, cosa sento, cosa è giusto e cosa è sbagliato per me, con decisamente più sicurezza, più consapevolezza, più quello che vi pare, anche più realizzata, però comunque sempre io, quella ragazzina che è cresciuta, ok? E l'ho detto, no, che la vita è breve, io la percepisco come tale e penso che sia così effettivamente, piena di tante possibilità ma comunque breve, limitata, no? E io oggi faccio la promessa a me stessa che faccio in realtà sempre da tanti anni ormai, e cioè di provare a vivere al meglio che posso. Questo è il regalo più bello che posso fare a me stessa, perché c'ho ancora voglia di giocare alla rivoluzione, di esplorare il mondo, di perseguire e ricercare la mia idea personalissima di felicità. E forse proprio per questo, quando vedrete questo video, io avrò avuto una bellissima festa, ma avrò anche lasciato la Scozia per andare in macchina verso il continente Europa e attraversare tanti paesi che ancora non ho mai neanche visitato, per vivere poi per un periodo che potrà variare da qualche settimana a un intero mese in alcuni di questi paesi. E la sapete qual è la cosa più incredibile? Che io oggi compio 40 anni e sono piena di speranza, piena di idee per il mio futuro, piena di cose che voglio ancora fare e vivere, no? Mentre quando io ho compiuto 30 anni mi sentivo finita, mi sentivo arrivata, nel senso di ho conquistato tutto quello che c'è da conquistare in una vita adulta e adesso che faccio? Tutte le tappe belle mi sembravano andate, mi ero innamorata, mi ero fidanzata, mi ero laureata, avevo comprato casa, avevo lavorato e non vedevo nient'altro di fronte a me. E di questo ne ho già parlato approfonditamente in altri video, post e articoli. Le cose sono decisamente cambiate, ho avuto la fantasia di farle cambiare e da quando ho dato il là vedo che attorno a me niente rimane fermo troppo a lungo, in un modo che a me piace e stimola. Voglio continuare il percorso attorno al mondo che ho tanto voluto, che ho deciso, che ho iniziato quasi 10 anni fa quando ho lasciato l'Italia. E se guardo davanti a me vedo tante porte che posso ancora aprire, tante situazioni nelle quali ho voglia di ritrovarmi, tante persone che ancora devo conoscere e tanti piccoli lati di me che posso ancora smussare, che posso migliorare o che posso semplicemente apprezzare per quelli che sono. E questa forse è la maturità dei 40 anni, perché a 30 non so se ragionavo proprio così, mentre a 20 pensavo di sapere tutto, ma ero diventata una persona con una testa che ragionava da quanto? 4 anni? 5 anni? A 20 anni pensi di sapere tutto ed è bellissimo e giusto che sia così, a 40 mi rendo conto che sapevo ben poco e sono tanto orgogliosa di essermi andata a prendere in giro la mia verità, di non essermi fermata e seduta lì dove era più semplice fermarsi, alle cose che ti hanno detto, alle cose che ti hanno raccontato e che decidi di prendere per buone perché la vita di tutti è così e quindi anche per te deve essere così e sono tutti più tranquilli e tu sei più tranquilla. Ecco, la vita che si muove è quella che mi piace di più, quella che ho scelto io. Io mi voglio ascoltare, mi ascolto da tanto e questo, dicevo, è il regalo che mi farò. Vivere questa esperienza di 3 mesi come nomade digitale, ne ho parlato tanto negli anni e adesso è diventata realtà. Non è caduta dall'alto questa cosa, me la sono andata a prendere, me la sono costruita e adesso la devo anche affrontare, perché non è stato facile, ok? Non è stato facile né organizzarla
sola, né decidere questa cosa, né trovare il coraggio di fare tutte le cose che servono per farla funzionare. Restate con me su questo canale, settimana dopo settimana vi farò vedere questo percorso fatto di una settimana on the road in Europa, la mia prima volta nel canale della Manica, nell'Eurotunnel che adesso si chiama Shuttle, tutti i vari posti dove dormiremo, i costi super esagerati che andremo ad affrontare, e poi finalmente la Croazia, che io non ho mai visitato, la prima nostra meta. Vivremo in due località diverse, come ci sentiremo guidando al contrario e per scaramanzia, ho anche paura a dirlo tipo in video perché tipo ho paura che un domani esca sul giornale la youtuber è morta guidando contromano e guardate, questo è il suo ultimo video, era tutta contentona e che cazzo, non si può mai stare tranquilli qua, ti è? E poi l'Italia, un mese ormai, è non so se è il terzo o il quarto anno che ho questo privilegio di poter lavorare dalla mia città natale che è Roma, succederà anche quest'anno, sarò lì per in estate, mancherà qualcuno di fondamentale che purtroppo non troverò né questa volta né a Natale, però ci saranno tante cose belle da vivere, il matrimonio della mia mamma, i miei nipoti che crescono, mio fratello piccolo, celebrare il compleanno di qualcuno che non ci sarà ma che c'è sempre, borbottare quando l'aria condizionata non funziona e Roma è bollente, e poi prenderemo tutte le nostre cose e andremo verso Pavia. A Pavia saremo con alcuni dei nostri migliori amici in Italia e poi di nuovo verso il nord. Sto ancora bene la terza fase di questo viaggio dove ci porterà, ipotizzo ragazzi che dopo Pavia scapperemo velocissimi per non andare in Svizzera perché costa too much veramente ragazzi, too much, e ce ne andremo da qualche parte in Francia. Come vi sembra? Stiamo cercando le cittadine in Francia perché secondo me sono estere caratteristiche, abbiamo già visitato altre città, Tolosa, che Parigi tante volte, quindi chissà come sarà vivere una cittadina più piccolina lì, mangiare il pane caldo la mattina, le loro baguette eccetera eccetera, rimanere una settimana, 10 giorni, I don't know, riprendere la macchina, spostarci ancora verso nord, stare da qualche altra parte una settimana, 10 giorni, salire ancora di più verso nord e poi tornare a casa, questa casa, Edimburgo. A quel punto sarà a metà ottobre e tutto questo appunto ve lo racconterò qui sul canale. E ora che facciamo? Beh, ora vi porto con me alla festa dei miei 40 anni. Io racconto tante cose sul web ma tengo sempre la telecamera spenta quando ci sono le persone attorno a me, farò una piccolissima eccezione, ci sarà qualche video solo per farvi vedere quanto affetto ho attorno, quante persone belle ho trovato qui a Edimburgo, qui in Scozia in generale. Vedrete The Kilt, se sarò capace di fare le riprese, vedrete la torta che ha fatto per noi una persona speciale che fa le torte qui a Edimburgo, italiane. Mangeremo cibo scozzese in un posto molto bello di Edimburgo, balleremo perché come intrattenimento avremo appunto una band locale che ci farà ballare la danza scozzese, non so se l'avete mai fatto ma è veramente molto divertente. Ci saranno anche delle persone della mia famiglia che renderanno il tutto ancora più speciale e con tutte queste belle persone attorno dirò addio, no, non è un addio, ok, dirò arrivederci alla Scozia, a questa casa, a questa vita che conosco bene dopo tanti anni qui, e poi a ottobre qui tornerò, non avrò quasi 41 anni, no, avrò 40 anni e 3 mesi, non andrò più ad arrotondare per eccesso, questo l'ho imparato nelle prime 4 decadi della mia vita spese su questa terra. Detto questo, tra un istante saremo alla mia festa. Non è vero, siamo ancora qui, ma adesso festa! Non so davvero da dove cominciare per raccontarvi della festa dei miei 40 anni, se non iniziando dai tempi del Covid, della pandemia. Io mi sono trasferita qui a Edimburgo, infatti, pochi mesi prima che chiudessero tutto. E per molti mesi dicevo, mamma mia, ma non succede niente, non facevo conoscenze nuove. Invece neanche una manciata di anni dopo, eccoci qua in una sala piena, in uno degli hotel più famosi di Edimburgo. E avevo accanto tutte le persone che in questi ultimi anni ho conosciuto, alcuni tra i miei migliori amici qui in Scozia, le mie amiche del cuore, quelle con cui esco a bere il vino e a chiacchierare e con cui puoi discutere veramente di tutto, e anche persone che vorrei conoscere meglio. Ma intanto vi mostro questa piccola clip con qualcuno che magari conoscerete già. Là dietro c'è una festa con 40 persone, qui ci sono alcune delle persone più belle che fanno informazione qui in Scozia. Io sono molto fortunata ad avere loro come compagni di viaggio e tutti i miei amici di là. Ciao.
Vi devo dire che per me non è stato affatto facile stare al centro dell'attenzione, che c'era la mia festa, lo sa, ero stressatissima, mi vergognavo tantissimo, però adesso che tutta quell'ansia è finita ho un ricordo meraviglioso della serata, abbiamo fatto diverse cose, in primis ho invitato gli uomini e molti hanno accettato ad indossare il kilt, quindi avevamo queste sfilate di kilt in ogni dove, ovunque ti girassi c'era qualcuno con il kilt, e poi avevo affittato una band che ci facesse fare i balli tipici insieme. L'esperienza dei balli scozzesi, come potete immaginare, fa sudare tantissimo ma anche divertire tantissimo. Io ero un po' stressata, come detto, perché mi venivo sempre a cercare in quanto festeggiata e più di una volta mi sono nascosta nel terrazzino. Sto fumando la sigaretta, che non fumo mai, raga, ma perché sono iniziata a ballare lì, io ho paura, poi ce devo andare come se fossi l'anima della festa, che non sono. Passando la torta l'ha fatta un mio amico, anzi lì ha fatte un mio amico che è un pasticcere eccezionale italiano. È stato meraviglioso poter mettere sotto denti qualcosa di così buono, la crostata alla frutta è il mio dolce preferito e ritrovarla qui ma con questo sapore italiano di casa, di radici, è stata veramente non solo una squisitezza ma anche un regalo per me. Per queste torte ragazzi ci abbiamo un pasticcere italiano che è qui con noi. Un sorriso la sposa. A questa festa ho avuto la fortuna di avere anche la mia mamma e uno dei miei due fratelli ed è stato bellissimo mostrar loro un pezzo della mia vita scozzese, che è quella che ha il sapore più bello, perché sono gli amici, quelli che ti tengono qui quando non hai le radici con te, perché ti danno un motivo per restare, perché sai che qui con loro starei bene. Regalo nel regalo, ho avuto un sacco di regali che ho portato via e a festa finita, quando la notte era un po' freccicarella, ci è capitata una delle esperienze più scozzesi che possano capitarvi, cioè siamo stati fermati da una serie di personaggi un pochino alticci che volevano farci complimenti, vuoi per il vestito, vuoi per la famiglia che eravamo, vuoi per il nostro inglese, vuoi perché la nostra storia gli sembrava bella, eccetera. Degli scozzesi hanno sistemato il kilt a mio marito, una ragazza mi ha fatto 2000 complimenti e poi c'era un ragazzo del Marocco che pensava fossi marocchina visto il vestito un po' brillantoso e che mi ha detto che eravamo una splendida famiglia. Ecco, anche questo succede a Edimburgo in centro al sabato sera. Non credo ci siano parole per descrivere tutto quello che ho vissuto, se non la mia estrema gratitudine per tutti coloro che fanno parte della mia vita qui. Mi sento profondamente grata e questi sono solo i miei primi 40 anni. Come saprete, ora inizierò un viaggio di 3 mesi lavorando in Europa e mercoledì prossimo uscirà il primo video dedicato a questa serie. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, eccetera, e detto ciò, ciao!